Salve a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Yo-Kai Watch 4. Nello scorso episodio ho cominciato le missioni chiave del capitolo 6 e diciamo che abbiamo incontrato lo Yo-Kai Ramen, quello che penso verrà censurato pesantemente se mai dovesse esserci una release europea, ma dubito che ci sarà a questo punto. Mai dire mai. Comunque, ho fatto alcune summon dalla slot Kai del passato e è uscito Gilgador. Tra le altre cose, due ne sono usciti. Espere medie e cavolatine varie. Ma prima di continuare e tornare nel passato per affrontare un'altra volta Shogunian, direi di fare un altro paio di summon e vedere che effettivamente qui capita qualcosa di diverso. Le monete le ho prese riscattandole dal gioco, che il gioco te le dà se fai l'aggiornamento. Ed avendo effettivamente l'aggiornamento 2.2, ho potuto prendere appunto un po' di queste monete speciali. Anima di Nerorco. Guarda, io vorrei l'anima di Shogunian, perché se poi una volta che lo sfidi non te le dà... Dicevo, una volta che lo sfidi, se poi non ti viene amico, almeno lo prendo qui, lo prendo. Ciao. Sì, che bello, siamo amici. Eh beh, direi di sì. Sì, lui si chiama Bushinian, perché Bushido, eccetera, eccetera, eccetera. Ma no... ho un'altra slottata, allora la vado a fare nel futuro. La vado a fare nel futuro. Ah, tra le altre cose ho potenziato anche lo Yo-Kai Watch, quindi dovrei ricevere un pochino di più di punti esperienza una volta finite le lotte e essere più forte io stesso e gli avversari più deboli. Ci sono molte funzionalità dello Yo-Kai Watch, di tutti gli Yo-Kai Watch, quindi top. Ah sì, beh. Ah, c'è anche il maniaco con ramen. Ma quella arrugginita non sarebbe neanche male, dato che abbiamo Robonian. Allora, mi finisco quella arrugginita. Poi magari domani, se mi ricordo, vengo a fare un'altra sortata. Io Lisir provocazio, vabbè, io sti Lisir li farebbe anche eroino. Comunque, io però voglio sfidare a tutti i costi Shogunian ora. Ah, però dovrei mettere in squadra il mio Shogunian. Però aspetta, è debole per il momento. Eccolo qua. Oh, siete voi, mi avete trovato alla fine. Shogunian, quindi eri diretto nel passato? Vuoi scommetterci, gna? Non avevo mai visto così tanta neve. Questa città ha un fascino quasi antico, non trovate anche voi? Beh, siamo pur sempre nel passato, è normale che sia così. Ah, quasi dimenticavo, non è che potreste sfidarmi di nuovo in battaglia? Allora, lo sfidarlo in battaglia probabilmente lo porterà poi ad andare anche nello Yo-Kai World, dove però non ho ancora accesso, tranne Monti Gemelli, quindi magari la prossima sfida attenderà. Nel caso dovesse esserci un'altra sfida, certo. E ora me lo segna, ovviamente, come preso. Beh, è normale. Ecco, la scorsa volta non gli facevo nulla, invece adesso lo sto devastando. Questo perché, appunto, ho potenziato i Watch. Vai, Gilgador! Vai, Smash! Incredibile! Però anche lui fa male. Mi fa male senza che io riesca a capire perché, tra l'altro. Però, vabbè, fa nulla. Comunque. Attacco totale! Vai. Ah, no, niente. Grande Ferinian. Ma non serve Summer. Va, velocissimo, eh. Vediamo un po' ora se vuole andare anche nello Yo-Kai World. Nel caso si aspetterà. Questa è la terza volta che mi sconfiggete in battaglia. Sì, bla bla bla, ora possiamo tornare a casa. Ho qualcosa da darvi prima di congedarci. Il premio che vi sto per consegnare è molto raro. Usatelo con cura, gna. Per potenziare lo Shogunian che abbiamo appena preso. Fantastico, Shogunian. Nessun problema, amici, la siete meritata. Bene, ora devo proprio andare. Quale sarà la mia prossima meta? Vediamo un po', che luogo potrei visitare ora? Un luogo molto affollato. Sì, mi sembra perfetto. Alla prossima, ragazzi. Lo Yo-Kai World. Un luogo molto affollato. Forse conosco un luogo in cui potrei ritrovare Shogunian. Non è vero. Che poi, ora siamo anche con Isabella. E Isabella, a fine video, la scorsa volta si è rivelata cattiva. È malvagia, vuole usarci per i suoi scopi. Fai finta di niente tu, eh. Ti smaschererò e ti consegnerò alle autorità. Andiamo a fare per amore di dolce estrema. Poi causa a Valdoro Alta. Beh, andiamo per amore di dolce estrema prima. Oh, ma tutti quanti a Valdoro Sud state? Ditemelo che facevo prima, facevo, eh.
Abbiamo saputo che negli ultimi tempi le dichiarazioni di amore sono aumentate a dismisura. E se ci fossero yokai dietro a tutto questo? Probabilmente. Ma è ovvio, è colpa di uno yokai. Di chi altri potrebbe mai essere la colpa? Di gente che si innamora all'improvviso? È la primavera, sentiranno la primavera? Dai, poveri yokai, sempre loro la colpa. Oh, scusate, interrompo qualcosa? No? Allora posso stare qui, eh? Ma guarda, c'è. Guarda, io non vorrei dire nulla, però c'è quel ragazzo lì dietro che sta cercando di vincere un peluche. Con il sigillo di Tri, tra l'altro. Ma Tri? Ma si può sapere ma dove li vai a mettere sti sigilli? Ma sei pazzo? Sì, vabbè, trema tutto, terremoto! In Giappone. 68, sala giochi. Ma che cacchio? Ma chi è quello? È un occhio di Tri quello! L'unico occhio di Tri. Strano? Comunque, dicevo, che succede qui? Oh, mia cara, il mio cuore batte solo per te. Oggi sembri diverso dal solito. Certo che sì. Sono stato solo colpito dalle fiamme ardenti dell'amore. Forza, concedimi questo ballo. Ma non c'è musica, siamo in mezzo al centro commerciale. Oh, non farti pregare. Sarà il trionfo del romanticismo. Questo è fuori di testa. Sembra che quel ragazzo non se la stia passando bene. Gli farà male il ginocchio stare tutto il giorno così. Bruno, tutto bene? Che ci è successo, Bruno? Ma gli stava dei piedi a. No, dai, Bruno. Oh, sì, ho tutta la stragrande. Ero solo rimasto incantato dalla bellezza di. Morto. Bruno, uno è terribile, dobbiamo fare qualcosa. Per quale motivo ti comporti in questo modo, Bruno? Mi sa che non ci sente. C'è qualcosa di insolito a Campo dei Ciliegi. Ma così? Che succede, Bruno? Ah, però c'è Campo dei Ciliegi. Anche Tri. Come anche Tri? Ci sarà davvero uno yokai dietro tutto questo? A quanto pare. Però, che succede qui? Ah, la bicicletta, ok. Ah, no! È Shogunian! Ah, quindi non era nello Yokai World Shogunian. L'ho ritrovato qui e facciamo. Finiamolo! Quindi era diretto nel futuro. Ma c'era già stato nel futuro. Puoi scommetterci, guarda quante ciambelle. In questo momento ho solo voglia di farmi una bella scorpacciata. Non sapevo che anche i samurai mangiassero dolci. Ah, quasi dimenticavo. Sì, va bene, ci sfideremo anche stavolta. Ecco, se allora, prendiamo l'iniziativa, oramai. Quello è la solfa. Vai, questa non penso sarà l'ultima, lo ripeto, ma io lo ripeterò fino a che non dirà è l'ultima, è finita. Ah no, però aspetta, aspetta, fermo, fermo, fermo. Devo ricaricarmi, no? Scusami, eh. Ok, ci ricarichiamo. Ah ah! Ma senti come tira all'aria? E mi ricarico anche la salute. Ok. Intanto attacco da lontano con proiettili. È la cosa migliore attaccare da lontano. Oh! C'era anche il mio Shogunian, se mi sembrava che fosse l'avversario, invece no. Mi stavo quasi per confondere. Non sia mai che mi confonda io. Allora, Shogunian! Non è finita, vero? E avete sconfitto per 4 volte di fila! Non avrei pensato di incontrare degli umani così in gamba. Non stai un po' esagerando? No, dico sul serio, ho imparato molto da voi, sapete? Non solo mi avete trovato in giro per i mondi, ma siete anche riusciti a battermi. Beh, in tal caso è stato un piacere. Molto bene, ora lasciate che vi consegni il premio finale di Shogunian! Ah. Questo è il massimo? Sì, grazie amico! Nessun problema, amici, ve la siete meritata. Bene, ora devo proprio andare. Tornerò nel presente. Dopotutto non ci si stacca mai dalle proprie radici, o sbaglio? Ok. Forse ora nel presente si farà sfidare per poi avere la sua medaglia. Però, dicevo, è una missione che si fa a livello 18. Se te la sblocca ora, uno ci pensa, non può andare nello Yokai World, visto che ancora noi non possiamo andarci, no? Tutta coccia io. Vabbè, abbiamo fatto Shogunian, quindi andiamo a fare dolce estrema prima che
perda un'altra mezz'ora qui. Ma meno male, devo dire che ho usato la lente, perché se non avessi usato la lente, e c'è della io magia qui. Ah, il tonno! Ammiraglio nel tonno! Che succede, ammiraglio? Ma sfidiamolo, tanto. Me la sto prendendo molto comoda. Come è giusto che sia, in fondo. Ah, un'altra dichiarazione. Ma questo qui proprio sta prostrato ai piedi della sua amata. Oh, sei così bella! Ma come ho fatto a rendermene conto solo adesso? Sei sicuro di stare un po' bene? Mi sembra un po' strano. Ma è stato meglio. Hai acceso in me il fuoco del vero amore! E per commemorare questo giorno, mi concederesti un ballo? Ma stanno fuori di testa. Bruno, dove è rimasto? Oh no, anche questo ragazzo si sta comportando in modo strano! Adesso ne sono convinto. Questa è tutta opera di uno yokai! Sì, sono d'accordo. Forza, perlustriamo l'area circostante con lo yokai watch. Ma è quindi è qui intorno, sicuro? Eccolo qua. Salve. Sembra quasi incantata anche lei. Grazia oscura? Ma no, ragazzi, è incantata anche lei 100-100. Cioè, guardala, c'è il talismano in faccia. Non per altro. È una freccia che la trapassa da parte a parte. Cosa, voi umani riuscite a vedermi? Come osate? Lasciatemi finire! Veramente ci ha augurato la morte, ma. Che bravi! Vedo che avete capito da soli. Ah no, devo rispondere, no! Fermati! Stai zitta! Quindi volete interrompermi? Molto bene, allora! Preparatevi ad assaggiare la mia ira! Secondo me ci ha augurato la morte, però io. Non lo so. Magari è di altro avviso il gioco. Stava in ginocchio, cos'è? Stava pregando il suo dio che non esiste? Oh, mena? Porca miseria se mena! Ma siamo pazzi? Ti prendo a schiaffi col ventaglio, sai? Buona vita. Mazza se corre, Katie! Tri, vieni in mio aiuto! Uno smash! Ah, si è curato. Si è curato, ma no, ragazzi. Non si può curare, scusami. Non va bene. Ah, non ha più niente, ovviamente. Sono un po' confuso. Ma non devo essere confuso. L'incanto quando finisce, di grazia. Ah, ecco, ok. È andata. Non ti curare, non osare. Grande. Wow, però. Mi ha dato del buon filo da torcere, eh. Un filo bello tosto da torcere. E quindi ora? È tornata in sé? Mamma mia. Ah, cosa mi ha preso tutto ad un tratto? Ehi, tu! Fai tornare Bruno come era prima! Subito! Oh, Isabella, la tua voce è sublime come il canto di un angelo! Non credo sia incantato. Come osi parlarmi in quel modo? Io vorrei solo trovare qualcuno che mi ama! Qualcuno che ti ama? Beh. Esatto, e finché non lo troverò continuerò ad incantare tutti. Potresti spiegarti meglio? Beh, sono venuta nel mondo degli umani per incontrare qualcuno di speciale. Da quando l'ho visto per la prima volta allo Yokai World sono rimasta folgorata. Ogni volta che penso al mio cuore inizia a battere forte dall'emozione. Sembra che tu sia davvero innamorata della dolce estrema. Oh Isabella, come sei saggia! Continua a parlare, ti prego. Bruno sta diventando sempre più cotto. Biscottato. Il fatto è che ultimamente non ho più visto quello yokai. Quindi ora devo trovare lo yokai che ama Dolce Estrema. Ma poi una mia amica mi ha detto di averlo visto nel mondo degli umani. Purtroppo non ho un buon senso degli orientamenti e mi sono persa. Ma perché allora stai incantando tutti quanti a caso? Devo aiutarti io, certamente. Devi confessare i suoi sentimenti a quello yokai. Non abbiamo accettato, ma ok. Mi porterò sul luogo che mi ha indicato la mia amica. La scuola elementare. Vabbè, sì, sembra una bimba, quindi ci sta. A me pare che sta scuola sia un po' troppo frequentata, eh. Ho trovato delle impronte. Sì, quindi?
Deve essere lui, forse è andato verso il santuario. Wow, lo conosci molto bene. Sì, conosce Valdoro, conosce. La Valdoro del futuro. Ed ecco qua un'altra impronta, allora. Ah no, penna dell'affetto. Potrebbe essere Demon Gupo. Questa è una delle sue piume. La scuola del passato. Però è notte ora. Per fortuna Traspec che ce l'ho qui aperto la scuola, se no. Vai un po' a fare un altro giro. Che poi notti, sono le 6 appena nel gioco. Ah, ma non è venuta la tipetta? Ok, solo io. Scettro dell'affetto. Ah! Ah, no, eccola qua. Non sembra essere nemmeno qui, ma dove ti sarà cacciato? Ah, non rivedrò mai le sue magnifiche penne. Tutto questo non ti ricorda qualcosa? In effetti conosco uno yokai con penne simili a quella. Sul serio? Quelle penne sono molto rare, significa che è di sicuro lui! Sì, dolce estrema, penso di aver capito chi sia il tuo principe azzurro. Certo, già, credo di esserci arrivato anch'io. Tanto Bruno lì se la sta chillando con Isabella. Lo yokai che assomiglia ad un gufo. È proprio un gufo. Quell'aria così enigmatica e quelle splendide penne. Per non parlare del suo carisma. Ah. In effetti è in luoghi che ha visitato Demon Gupo. Forse è meglio che tu sappia la verità su di lui. È un Don Giovanni. Forse questo intendeva dire. Ecco, spiegato tutto. Demon Gupo un momento si trova sotto la guardia di Rei Kaira. Non posso credere che abbia sofferto così tanto. Tranquilla, ci abbiamo pensato noi a ristabilirlo con lo Yokai Watch. Esatto, e poi Rei Kaira è un sovrano gentile. Demon Gupo starà bene. Solo di te vuoi, mi fido. Certo, non puoi fare la nostra parola. Sono sicura che Demon Gufo imparerà la lezione prima o poi. Ma ora torniamo a voi, voglio che accettiate questo come regalo. Io sto yogurt, non lo so che ci devo fare, devo bere. Bene, nel tempo che vada, spero di rivedervi presto. Occupiamoci di questi due. Questi due sono normalmente, cioè così, non è che perché Dolce Estrema li ha incantati. Vabbè, sì. Ma impazziti proprio. E ora! Direi che l'ultima missione può aspettare il prossimo video, perché il prossimo video sarà l'ultima missione chiave e poi anche la fine del capitolo. Oh, e ora lei, secondo me, si rivela per quello che è. Allora noi andiamo! A domani, ragazzi! Ma i genitori di Link e Katie non si preoccupano che stanno tutto il giorno fuori e non riescono a rintracciarli? Perché, li chiamiamo cellulare, sì, ma stanno nel futuro, non prende la stessa linea nel futuro. Chissà. Ciao Isabella, buonanotte. E buonanotte, buon sogni d'oro, d'argento, di quello che vi pare. Buonanotte anche a tutti voi, ci vediamo domani. Sembrate molto felice, principessa, ma questo mondo non fa per voi. Io, se dovessi vedere due tipi, un adulto tra l'altro, sì, sono entrambi adulti, ma comunque, un professore e un ragazzo che va alle medie, approcciarsi in questa maniera a una ragazzina, non lo so. Boh, è giunto il momento di procedere con il vostro risveglio. Il ciliegio sacro sembra reagire, potrebbe essere davvero lei. E potrebbe. Ora basta, smetti subito di seguirmi, si può sapere chi sei? Non vi riveleremo chi siamo finché non saremo certi della vostra identità. Oh no, ma chi? Perdonate lo spavento. Presto capirete tutto, ve l'assicuro. Non è sicuro che è la principessa, però, nel caso, la memoria la cancelliamo? Ha paura. State cercando di risvegliarmi, avete detto? Nani! Cos'è stato? Eccola. Ora basta con i giochetti. Voglio sapere chi o cosa state cercando. Sì, lo sento, il risveglio è terminato. Bentornata fra noi, principessa. È lei allora. Però ha chiesto chi o cosa state cercando, quindi non è sicuro che. Oh, sta storia ingarbugliata! Ma qui ancora, non è. Niente, ancora con noi. Bene. Ottimo. Direi allora che nel prossimo episodio concluderò l'ultima missione chiave e poi vedremo insomma quello che c'è da fare con Isabella, perché questa,
non me la racconta giusta proprio. Secondo me non è veramente lei la principessa, ma devi stare ferma, devi stare, capito? Ecco. Secondo me non è lei la principessa. La fanno troppo facile. Ad ogni modo, lo vedremo nel prossimo video. E come sempre, vi ringrazio per aver seguito questo episodio di Yokai Watch 4. In descrizione trovate tutti quanti i link utili. E se ancora non siete iscritti al canale, magari iscrivetevi a noi. Ci vediamo ovviamente domani con un nuovo video. Bye bye!